Covid-19 ha fatto saltare in pochi giorni tutte le nostre sicurezze, un modello di convivenza sociale che consideravamo evoluto, sicuro e affidabile, in grado di garantirci totalmente. Una preghiera accorata per tutti i deceduti di coronavirus e i loro familiari e amici e un invito a camminare insieme e ricostruire un sistema. In una basilica ancora deserta, Monsignor Francesco Moraglia celebra la messa e impartisce l'indulgenza plenaria per la festa di San Marco a tutti i fedeli che partecipano alla celebrazione in diretta attraverso le nostre emittenti e i mezzi di comunicazione sociale. Il terremoto coronavirus è per il Patriarca di Venezia un campanello d'allarme suonato a livello mondiale. Le modalità con cui finora si sono prese le decisioni da parte della politica non pongono al centro né la persona né i popoli, ma altri interessi, anche se la retorica su tali temi non manca. Vi sono infatti élite che hanno la forza ad orientare la finanza, l'economia, l'informazione e la politica attraverso uomini e donne da loro creati. Così talvolta nella politica possiamo trovare persone di poca esperienza e competenza, soggetti fragili e manovrabili. Altro grave rischio è poi l'antipolitica, con la deriva populista. La politica invece è questione delicata e seria, e per il cristiano è addirittura atto di alta carità. Ad ascoltare Monsignor Moraglia, il sindaco Luigi Brugnaro, il prefetto Vittorio Zappalorto e il primo procuratore di San Marco Carlo Alberto Tesserin. Alla nostra amata Italia l'augurio di una rinascita oggi come quella di cui i nostri padri furono i protagonisti